Torna impietoso anche a Magenta il problema di un numero non idoneo di medici di base per soddisfare le richieste di tutti i pazienti della città. Un problema cronico in Italia che a Magenta torna in primo piano per il pensionamento di due medici, marito e moglie, la dottoressa Garavaglia e il dottor Bisoffi. Sono più di 2000 i pazienti che ora a Magenta si ritrovano in ricerca di un dottore, un medico di base che dovrebbe arrivare per tutti entro la fine del mese di febbraio, ma sul quale non vi può essere certezza che si stabilirà a Magenta. La logica seguita da ATS è infatti quella territoriale, quindi è possibile che molti magentini dovranno traslocare in altri comuni vicini. Questo lavoro noi l'abbiamo sempre amato molto e avevamo chiesto anche la possibilità di poter restare comunque ancora qualche anno a fare questo lavoro a cui siamo molto appassionati, ecco. Ma questo non è stato concesso perché comunque i numeri sul territorio che potessero coprire tutta l'utenza erano presenti, per cui nonostante la disponibilità espressa non c'è stata concessa la proroga dell'età pensionabile. Ecco. Proprio per il problema che sul territorio non c'erano medici, io avevo lasciato la mia disponibilità e quindi poi mi era stata concessa la possibilità di rimanere provvisoriamente fino a che arrivasse un nuovo medico, il che è arrivato poi questo nuovo medico a dicembre, e quindi poi io a dicembre ho lasciato sperando che poi tutto quanto andasse bene. Inevitabilmente però da quando è andata in pensione mia moglie poi i problemi sono riaffiorati, perché inevitabilmente 2000 pazienti che avevo io, 2000 pazienti che aveva mia moglie, non sono stati abbastanza, i medici che sarebbero dovuti arrivare non hanno potuto sopperire a questi numeri. Sia Bisoffi che Garavaglia hanno ricevuto proroghe rispetto al momento in cui sarebbero dovuti andare in pensione, e a cavallo fra dicembre il marito e gennaio la moglie hanno ricevuto l'avviso di pensionamento. Sempre in deroga avevano 2000 pazienti ognuno rispetto ai 1500 previsti. Quando ho chiamato la TS mi avevano detto, ma di questo sono convinta, che erano già in diciamo trattative, comunque c'erano già dei medici disponibili ad aprire l'ambulatorio sul nostro territorio. E anch'io speravo che questi nuovi medici arrivassero prima del mio pensionamento, in modo che il passaggio fosse più dolce. E invece ora effettivamente c'è un po' di confusione, perché su Magenta posti disponibili attualmente, se non sono zero, sono veramente pochi, ecco. Quindi ci preoccupano gli anziani, ci preoccupano quelli che magari hanno difficoltà a uscire dal paese per potersi recare dal medico di base, ecco.